Secchi di vernice, mobili, vecchie persiane, tubi, scarti di lavorazioni edili. Tutto questo si trova da qualche mese scandalosamente abbandonato in un campo alla Bagnaia, frazione del comune di Arezzo, nella strada che porta ad Agazzi. All'altezza della torretta dell'Enel c'è un cartello inequivocabile che si riferisce proprio a questo scempio. Dalla strada non si nota nulla, ma passeggiando nel sentiero lungo il fossato, nel punto in cui la vegetazione si infittisce, si fa la mara scoperta. Tra rami e sterpaglie, proprio dietro ad una grossa pianta di more selvatiche, ecco l'ammasso di rifiuti abbandonati. Sono ben nascosti, quasi bisogna saperlo per trovarli. Passeggiando in quella zona, la discarica è stata scoperta da alcune cittadine, le attiviste del Partito delle Cicale, che hanno fatto un reportage fotografico segnalando il tutto alla forestale e hanno anche appeso un paio di cartelli che spiegano bene perché chi abbandona i rifiuti è tre volte coglione, perché potrebbe conferirli ai centri di raccolta, perché la tassa sui rifiuti tanto la paga lo stesso e perché almeno potrebbe godersi un ambiente in cui vivere più salutare. Nonostante tutto, ancora lì non si è mosso niente, i rifiuti sono ancora presenti, sempre più avvolti dalla vegetazione. La stradina circostante, infine, è un altro evidente luogo dell'amore per la periferia di Arezzo, dove coppiette si appartano e lasciano evidenti segni dei loro accoppiamenti.